Ciao, buona settimana. Questa settimana le energie che andranno dal 30 settembre al 6 ottobre abbiamo deciso di farvele suggerire dai tarocchi. Abbiamo quindi cambiato carte. Come sempre, vi diamo l'opportunità di scegliere fra la numero 1, la numero 2 e la numero 3. Vi diamo qualche minuto per concentrarvi e per, diciamo, rilassarvi e scegliere una carta dall'1 al 3. Mettete il video in pausa e noi cominciamo a Esatto. leggerle. Allora, chi ha scelto la carta numero 1 ha scelto la carta dell'imperatore. Il suggerimento che viene dato è quello di collegarsi con il proprio sé superiore, la propria sapienza, la propria coscienza, i propri maestri, se sentite che avete dei maestri, e comprendere innanzitutto dentro di voi la vostra capacità di essere autorevoli e di essere saggi e di poter amministrare saggiamente le difficoltà o le problematiche che avete in questo momento. Questa capacità e questo ruolo che dovete riconoscere a voi vi verrà poi riconosciuto anche dal mondo esterno. L'imperatore è colui che saggiamente amministra il proprio regno, amministra le proprie forze, sa di avere queste capacità e di avere l'onere e il dovere del comando, ma gli viene anche, siccome lo sa profondamente, gli viene anche riconosciuto dalle persone, dal popolo che deve amministrare. Quindi, se vogliamo che l'esterno riconosca la nostra capacità di prendere decisione, di determinare un cambiamento nella vita o nei problemi che abbiamo, innanzitutto dobbiamo sentirlo pienamente dentro di noi. Allora, per chi ha scelto la numero 2, è arrivata la regina di spade. Allora, la regina di spade ci dà questo suggerimento, che abbiamo la possibilità e l'opportunità e il dovere di interrompere e di non procrastinare dei pensieri negativi, quindi di prenderne il controllo e non di farci controllare da pensieri negativi che possono essere ansia, paure, tristezza, depressione, qualsiasi emozione negativa, e pensiero è legato ad emozione. Quindi abbiamo questo suggerimento, quindi interrompiamo questa catena di pensieri e di emozioni. Perché possiamo farlo? Perché l'universo ci dà la possibilità di interrompere e quindi vivere una vita più serena e non in balia di questi pensieri e di queste emozioni. Bene, chi ha scelto la carta numero 3 invece ha scelto il fante di coppe. Quello che abbiamo sentito immediatamente io e Elisa su questa carta è che avete sia l'opportunità che il suggerimento dall'universo di gioire della vostra vita, di gioire delle situazioni che vi si presenteranno questa settimana. Anche perché quello che abbiamo sentito è che probabilmente per alcuni di voi ci sarà la possibilità di incontrare un nuovo amore, quindi di incontrare una persona che vi piacerà molto e con la quale vorrete condividere dei bei momenti. Quindi il suggerimento è quello di approfittare di questa sensazione di leggerezza e di voglia di svago per darci anche un attimo di tregua, per darci anche un attimo di riposo dal punto di vista mentale ed emozionale. Bene, io direi che per questa settimana è È tutto. tutto, Ci sì. Grazie, vediamo la prossima settimana con le nuove energie. Ciao. ciao.